Un punto che lascia un retrogusto amaro. La Reganatese dopo il primo tempo poteva anche pensare di vincere, così come il Chieti che nella ripresa è stato capace di ribaltare il match per poi essere ripreso. Partita ricca di gol ma anche di errori e che scontenta per le rispettive classifiche. Ignoffo è costretto a cambiare in difesa per la squalifica di Schiavino, sostituito da Cagliazza. A centrocampo torna Casciano al posto di Cordova e c'è la novità Balic, preferito a Di Paolo Antonio. Nella Reganatese il tecnico Bilò ha diversi infortunati, ma recupera in estremis Bellusci e in settimana è arrivato l'attaccante ex Civitanovese Spagna, che parte subito tra gli 11 titolari. Dirige l'incontro Cerea di Bergamo. Dopo alcuni minuti di studio, al settimo il Chieti passa in vantaggio lungo lancio di Cagliazza. Oddo si inserisce trovando la complicità di una difesa disattenta e supera Del Bello in diagonale. Il gioco latita. Il pari marchigiano arriva al 28esimo, Bellusci in avanti, Mercorelli non è felice nell'uscita, Spagna tocca di quel tanto per fare rotolare la palla in rete. Al 37esimo Ceccarelli si mette in proprio e impegna l'estremo di casa. Pochi minuti e dall'altra parte Cusumano di testa colpisce il palo esterno su invito morbido di D'Angelo. Il 2-1 della Recanatese arriva all'improvviso, al 42esimo Spagna è a terra in area neroverde da un minuto. Difensori del Chieti distratti, quasi fermi, ne approfitta D'Angelo che conclude in rete. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Inizio veemente del Chieti, Cordova entrato nel primo tempo al posto dell'infortunato Cascione ci prova dal limite, Di Bello respinge come può, assist per Fall che si divora il pari. Al 17esimo si rivede la Reganatese con un'iniziativa personale di Daniel Ferrante che tira al lato. Il 2-2 arriva al quinto con Fall che da pochi passi capitalizza un invito di Cordova. Ottavo centro stagionale per il bomber neroverde. La gara si infiamma. Mercorelli deve disinnescare una conclusione di Spagna. Al 17esimo, dopo un'altra incertezza difensiva, Cordova mette a lato di poco. Al 27esimo il Chieti torna in vantaggio, punizione di Di Paolo Antonio, Cordova salta indisturbato e insacca il 2-3, ma non è finita, perché 4 minuti dopo Forgione atterra in piena area Alfieri, rigore e secondo cartellino giallo per il capitano che deve lasciare il campo. Dal dischetto Alfieri sigla il pareggio. La Recanatese potrebbe sfruttare la superiorità numerica, ma è invece il Chieti a sfiorare il quarto gol con fallo al 46esimo. Non c'è più tempo, arriva il triplice fischio. Domenica prossima, area di derby. All'Angelini arriva l'Aquila, Neroverdi senza Forgione e Sini, che ammonito era diffidato.